Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati con il calcio di 9-2-1 live. In primo piano l'Europa League con le due semifinali di ieri. La finale sarà caratterizzata proprio da due portoghesi, perché il Porto, perdendo con il Villarreal per 3-2, fa tesoro del 5-1 ottenuto all'andata, mentre il Braga batte il Benfica per 1-0. Vediamo in grafica allora i risultati di ieri, con i risultati ovviamente delle gare di andata, che permettono dunque a Sporting Braga e Porto di accedere alla finalissima di Europa League, che si giocherà a Dublino il 12 maggio prossimo. Falcao, il grande protagonista del Porto di questi mesi, e lo Sporting Braga con Ugo Viana, che ha portato la piccola formazione portoghese in finale. Dunque nulla di fatto per il Benfica, che cercava di qualche maniera difendere il 2-1 ottenuto in casa, un 2-1 che non ha permesso al Benfica di gestire questo vantaggio, con lo Sporting Braga che si era portato in vantaggio nel primo tempo. Andiamo a vedere subito il gol di Ugo Viana, nazionale portoghese, che ha permesso allo Sporting di centrare questo successo storico senza precedenti per una formazione di secondo piano del campionato portoghese. Di fronte dunque lo Sporting avrà il Porto di Villas Boas, che ha davvero toccato il record assoluto di un anno e mezzo di trasferte senza perdere. Intanto vediamo se è possibile andare al telefono con Alessandro Astaiti, perché tra poco andremo ad introdurre quella che è la situazione in campionato, con due incontri davvero importanti per la lotta Champions League: Roma-Milan e Udinese-Lazio. Vediamo intanto in grafica anche gli abbinamenti, con la Roma che riceve il Milan senza Perrotta e De Rossi, che seguirà per noi olimpico la sfida. Il Palermo-Bari è il primo anticipo di sabato, Pinzani l'arbitro designato per il Barbera, mentre Morganti dirigerà Roma-Milan. Morganti che ritroverà Ibrahimovic dopo l'espulsione di Firenze, che costò 3 giornate di squalifica allo svedese. Udinese-Lazio, vero e proprio spareggio. L'Udinese ritrova Sanchez, dunque, che torna a disposizione di Guidolin, si ricompone la coppia d'attacco Sanchez di Natale per questa partita. Secondo te è importante fare calcoli, cioè ad esempio puntare ad un pareggio, oppure questa Lazio deve andare a Udine cercando inevitabilmente la vittoria? Intanto tra poco torneremo con le immagini di Leo Cesaroni di Lazio-Juventus. Prego Alessandro. Ma Giulio, sai, ne abbiamo fatti tanti di calcoli in queste ultime settimane e, come vedi, poi non sono serviti a nulla. Le tabelle, con una situazione così ingarbugliata, con tutte le squadre a 1-2 punti di distanza, eccetera, è chiaro che il vantaggio ce l'hai sempre di un punto, parlo della Lazio, ma è un vantaggio talmente esiguo, talmente risicato, e poi con una serie di circostanze, poi tu sai già tutta la dietrologia che si è scatenata, immaginerai che si è scatenata qui nella capitale per via dell'incontro di domani sera. Insomma, l'unica cosa che abbiamo apprezzato molto qui nella capitale è stata la conferenza stampa unificata dei 6 giocatori dell'Udinese, che diciamo soprattutto, in particolar modo quella del suo capitano. Vabbè, poi ci sono vecchie conoscenze come Corradi, noi sappiamo ci sono 2 grandi laziali. Nel Corradi si è fatto sfuggire addirittura un Forza Lazio poche settimane fa in diretta su una rete, e proprio prima della partita della Roma, se non sbaglio. E poi ci sta Pinzi, che è cresciuto nel vivaio della Lazio, eccetera. Poi hanno apprezzato i tifosi laziali, hanno apprezzato le dichiarazioni di Natale, che da persona seria, insomma, qual è, ha detto, insomma, qui è vero che siamo in 4 a giocarci questa Champions, includendo anche la Juve e la Roma, però dice onestamente, noi pensiamo che solamente noi e la Lazio meritiamo il 4º posto e le altre non lo meritano, la Roma non merita di entrare in Champions. Queste le dichiarazioni di Natale. Ma sai, vedremo, ma anche perché lo dico, l'altro ieri aveva detto io non ho niente da dire a Palazzi, insomma, è stato molto. Poi si pensa che si discute pure anche su un altro fatto. Sappiamo che Palazzi è andato lui da Moratti a parlare, no, per quei fatti degli scudetti. Allora dice giustamente il popolo laziale va da Palazzi da Lotito, non va da Lotito da Palazzi. Ma sai, lì poi c'è tutta una situazione intricata in questo momento, perché sicuramente, sai meglio di me, ci sono degli scontri anche per quanto riguarda la ripartizione dei diritti televisivi.
Quindi lì poi si sommano delle questioni che sono squisitamente sportive, questioni di errori arbitrali e questioni economiche che non riguardano solo la Champions League. Senti, per quanto riguarda invece la formazione di Udine, dicevamo qualche assenza importante, ad iniziare da Mauri che deve scontare la sua seconda giornata e Ledesma, mentre Matusalem torna a disposizione. Scully, sì, secondo te ha possibilità di giocare dal primo minuto? Ma sai, Scully ha questa patologia così strana, sembra recuperato, a momenti sembra che possa giocare, a momenti e poi ha un riacutizzarsi improvviso di questa patologia che lui soffre, appunto, di una discopatia che poi gli dà problemi al nervo sciatico. Quindi, insomma, vedremo. Certo, dovesse rinunciare ancora Scully, per Reia non sarebbe proprio una delle migliori notizie, perché Scully, diciamo, gli fa meno rimpiangere la mancanza di Mauri. Grazie ad Alessandro Saidi. Alessandro, torneremo con te lunedì. Questa è la premessa. Ti volevo dire solo se è arrivata la notizia dell'interrogazione parlamentare che è stata fatta ieri, visto che era stata fatta anni fa per la Roma su Lazio Inter, ieri è stata fatta proprio sulla partita di Lazio Juventus. Quindi su amenità. Vedremo cosa succederà. Vi saluto. Grazie Alessandro Staiti. Insomma, sviluppi che potrebbero portare a ulteriori novità in merito anche a quanto fatto presente da Lotito per un campionato, secondo il presidente biancoceleste, che alimenta sospetti di irregolarità per i torti subiti da Lazio fin qui. Intanto andiamo all'interno del Corriere dello Sport. Gioco nella Juve finché non vinco. Queste sono le parole di Alessandro Del Piero, che ha rinnovato fino al 30 giugno 2012. Agnelli, Alessandro e lo stadio faranno la differenza. Queste sono le convinzioni del presidente bianconero. Vi parlavo prima del Porto. Il Porto quest'anno, pensate, non aveva mai perso in trasferta. Non perdeva da più di 12 mesi in trasferta. Ha perso ieri con il Villarreal. Risultato però che non influisce sulla sua qualificazione in finale. Qui il Corriere dello Sport propone una serie di nomi importanti che, se dovesse essere eliminata la norma che vieta il secondo extracomunitario, potrebbero comunque essere raggiunti facilmente dalle nostre squadre. Animeranno il mercato estivo, a partire da Tevez del Manchester City, per arrivare a Hulk, Neymar, Adebayor, Hulk attaccante del Porto, anche ieri in rete. Quindi io non escludo che Borriello possa tornare al Milan. Intanto, pensando a questa sfida di Roma, che può essere davvero decisiva per lo scudetto rossonero, che Milan ti aspetti nella scelta dell'11 di partenza? Perché dovrebbero tornare a disposizione Gattuso e Pato, e qui ti chiedo subito una conferma. No. Ecco, no, smentisci questa possibilità? No, Gattuso sì, probabilmente sì. Allora, l'unica incertezza che ha Allegri in questo momento è Gattuso Flamini. Quella è l'unica incertezza. Pato? Perché Gattuso rientra dall'infortunio, Flamini sta bene, lo ha dimostrato, è stato utilizzato tanto è vero che nell'ultima intervista che ha rilasciato l'altro ieri ha detto che vuole restare al Milan perché con Allegri si è trovato bene, a differenza che con Leonardo, che non lo vedeva e quant'altro. Quindi lì c'è questa incertezza. Pato no, Pato siederà tranquillamente in panchina. Pato in panchina con Ibrahimovic e Robinho, esatto, mi sembra di capire. Esatto, se c'è l'occasione di utilizzarlo nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti della partita per testarlo in previsione della gara di martedì prossimo a Palermo, semifinale di Coppa Italia, entrerà, altrimenti resterà in panchina e lo vedremo appunto contro il Palermo. Bene, così, questo per quanto riguarda il Milan. Abbiamo detto, serve un punto alla formazione di Allegri, un punto nelle prossime tre partite. Credo che ci si concentri anche alla semifinale di ritorno, esatto, di Coppa Italia, no, a Palermo, perché questo sì, punto... l'ha detto proprio anche oggi Boateng in un'intervista alla Gazzetta, mi pare, ha detto vogliamo andare là con la mente sgombra. Quindi loro vogliono o vincere o pareggiare, quindi prendersi comunque sia quel punto che gli serve per lo scudetto. Sì, saluto e ringrazio Cristiano Martinali del Centro Sono Sport. Sabato l'Olimpico, ciao Cristiano. Ciao Giulio, buon pomeriggio a te. Allora, Roma che deve ricostruire il centrocampo, quali sono le ultime indicazioni?
Beh, come ti dicevo ieri, caro Giulio, Pizarro intanto ha recuperato, quindi sarà nell'11. Giocherà Brighi al posto di Daniele De Rossi, quindi affiancherà il cileno, e Taddei prenderà il posto di Menez, visto e considerato che Perrotta è squalificato, e al posto di Perrotta, come già ti preannunciavo ieri, giocherà Simplicio. Quindi la formazione di fatto per Vincenzo Montella è fatta con gli innesti di Brighi a centrocampo davanti alla difesa e di Simplicio dietro Totti, con Doni, Cassetti, Burdisso, Juan e Rise, Brighi e Pizarro, poi in linea 3 dietro Francesco Totti, formata da Taddei, Simplicio e Mirko Vucinic a operare sulla sinistra. Due note: Borriello partirà ancora dalla panchina e gioca Rise. È stata fatta una statistica quest'anno, visto e considerato che si è preso in considerazione i 3 turni di squalifica di Daniele De Rossi e di Simone Perrotta. Rise è l'unico giocatore della Roma nelle 48 gare ufficiali tra campionato e coppe ad aver ottenuto contro un solo cartellino giallo all'82esimo nel ritorno con lo Shakhtar Donetsk. Intanto un bonus, pensate un po', da 9 milioni di euro, come ricorda il Sun, oggi in esclusiva del quotidiano Sun, quotidiano britannico, sarebbe pronto per i giocatori del Manchester United in caso di successo in Champions League e Premier League. E tutto questo chiaramente è rimesso in ballo adesso sia in Inghilterra che in Europa, perché si gioca contro il Barça, squadra in questo momento più forte del mondo, per la finale di Wembley il 28 maggio, e Ferguson deve fare conti proprio con Ancelotti nella gara più importante dell'anno, dopodomani all Old Trafford. Però in caso di doppio successo, ecco qui il regalo della società, e questa è un'esclusiva del The Sun che abbiamo pescato proprio in questo momento. Il caso di Juventus in Italia, ecco qui, assicurano che la Juve sta trattando Agüero, e questa notizia della Gazzetta dello Sport che riprende anche la stampa spagnola, che sta seguendo questa pressione della Juve su Agüero. Vedremo la prossima settimana se avremo ulteriori notizie. Naturalmente si aspetta la fine del campionato per ogni tipo di conferma direttamente della società, che ha appena rinnovato il contratto ad Alex Del Piero fino al 30 giugno 2012. Grazie a Cristiano Martinelli da Roma, buon Roma Milan. Ciao Giulio, buon weekend e buon calcio a tutti. Grazie alla redazione di 921 Live, a Leo Cissaroni in regia. Torniamo lunedì puntuale 14:30, 921 di Sky, Tef Channel. Vi aspetto.